Per contrastare la concorrenza anche dei paesi vicini, per questo avete deciso di introdurre anche dei bonus fiscali per chi non delocalizza. Sì, è uno degli elementi che permette di riequilibrare quel principio di leale collaborazione nelle politiche comunitarie di convergenza che oggi la nuova agenda europea 2014-2020 impone, però con un principio che è il principio guida della campagna elettorale di Maroni, quella che va abolito, azzerata l'IRAP, che è una tassa iniqua, tutti ne parlano. L'unica soluzione è quella che è stata proposta dal nostro candidato presidente, quella di trattenere almeno il 75% delle risorse in Lombardia, che vale, a detta del Corriere della Sera, quindi non della Padania, 16 miliardi di euro. L'IRAP in Lombardia vale 8 miliardi. Quindi ci sarà la possibilità di azzerare in compensazione l'IRAP per rendere equilibrato un sistema che vede nella concorrenza sleale dei nostri competitor transalpini un elemento di irraggiungibilità. Un altro punto che rappresenta una novità nel programma per quanto riguarda il settore economico riguarda l'istituzione di un'agenzia regionale proprio per l'economia. Sì, è un elemento sulla quale si è lavorato molto in questa fase di elaborazione del programma elettorale ed è la vera novità che cerca di aggregare in un solo tavolo di confronto tutte le politiche che riguardano l'attrattività, l'internazionalizzazione, il trasferimento tecnologico, cioè tutti i mattoni che sono stati costruiti e ben fatti in questi anni verranno convogliati attraverso un tavolo unico che consentirà alle imprese e alle istituzioni di dialogare in tempo reale su quali obiettivi raggiungerli e come farli. In questi 5 anni si può dire che la Lombardia sia riuscita in qualche modo a contenere la crisi? Allora, se si guardano i dati macroeconomici, scorporando la Lombardia dal resto del paese, il dato che emerge è che la Lombardia, nonostante sia la regione più esposta alla crisi perché non vive di trasferimenti statali, non vive di assistenzialismo, ha nel suo corpo dinamico un fattore evidentemente di tenuta, laddove le aggregazioni di imprese hanno dimostrato che sono un possibile antidoto. Non è sufficiente, questo va detto con grande onestà, quello che va fatto ora, ed è quello che ha annunciato dal primo giorno della campagna elettorale Roberto Maroni, quella di trattenere parte delle risorse prodotte in Lombardia per ridurre le tasse. Questa è l'unica ricetta onesta, ambiziosa, ma assolutamente corretta nel segno di quello che si aspettano le imprese. Tutto il resto sono facile propaganda di tipo elettorale che porterà la regione Lombardia ad essere ancora più cannibalizzata di quello che è avvenuto in passato da governi centralisti come il governo Monti, il governo delle tasse.